ringraziare il mio corpo per avermi seguito in questa ennesima cazzata che mi è venuta in mente e in maniera direi quasi commovente, insomma. Quindi mi viene da dire che le mie gambe hanno una, insomma, un conteggio di chilometri e oltre a quello vanno in sofferenza. Forse dovrei prometterle che non lo faccio più. Sì, ciao mamma. Ma quando sei salito? Ieri sera. Ah, ma c'è anche la Laura? Certo, Laura Teresa. Ah, beh certo, c'è Laura, certo che c'è anche Teresa. È tutto bene? Quindi parti che ora domani mattina? Mi sembra di ricordare verso le 10. Brava, alle 10. Ma cosa vuole fare che mi hai mandato? Con tutte le... ma devo schiacciare su lì per vedere dove sei? No, te ne mando un altro con la traccia. Comunque io ti dico a Laura che le romperò un po' i coglioni probabilmente. Ok? Sì, abituata, mamma. Sei abituata? Immagino. Mi hai mentito? Chi te lo cambia il pannolino questi giorni, Tere? Chi te lo cambia il pannolino? Te! Che non c'è il papà? Papà! Papà corre? Qui! Poi tu da lì, da dove mi guardi, dove sono, puoi mandarmi dei messaggi che io vedo, mi arrivano dal satellite e li vedo subito. Quindi io stavo qua con lei, giovedì vi raggiungo a Reyolmont, che tanto lui fa la tappa. Se lo scrivi lì da quel sito lì, ti fa aiutare dall'Alex, mi arrivano dovunque io sia, anche se non prende il cellulare, mi arrivano. Ah, vabbè, ma tu non avrai tempo di guardare i messaggi, scusa, va bene. Dai. Ok, divertiti e sarai bravissimo. Grazie, mamma. Ok, un bacio a te, la bimba, la Laura, Ciao. Un abbraccio, ciao. Pronti? Hai dormito? Ho dormito. Ma sto andando abbastanza inconsapevole, devo dire. So che realizzerò una volta che arrivo lì alla salita, ecco l'ARP. Adesso andiamo a Courmayeur e da lì si parte. Sostanzialmente comunque si fa un giro tutto qua dietro e si continua fino alla fine della Val d'Aosta su questo versante sud, dopodiché si scende fino a Donnas, che è la quota più bassa, e poi da lì si risale sull'altro versante, diciamo versante nord dell'Alta Via, l'Alta Via numero 1, e si ritorna quindi passando qua dietro, che sono proprio vicino, e si torna a Courmayeur. Cioè la salita dopo non è un ostacolo in più, è parte del ritmo, no? Non è che dici, oh cazzo, un'altra salita, cioè diventa naturale quasi.
Sì, fai bene a dire anzi perché è vero, perché a un certo punto sei contento che ricomincia, perché anche la discesa ha le sue difficoltà, magari è la parte che riesce a goderti meno tante cose intorno, quindi sei contento che ricomincia la salita perché è un momento magari più faticoso, ma anche stacchi di più secondo me, in cui ti godi più il paesaggio, in cui riesci a immergerti di più in te stesso. E poi se vuoi lo fai un'altra volta. Chi lo fa nel limite delle 150 ore è un viaggio, quindi non è più una gara, ma secondo me è un viaggio, ma soprattutto una scoperta nel proprio limite. E credimi che qualcuno secondo me lo trova. Innanzitutto non è una gara, è quando entri dentro una mentalità di questo tipo devi pensare che sei solo con te stesso e ti fondi con la montagna, con l'ambiente, e quindi alla fine devi fare i conti con la tua psicologia, con le tue paure, con le tue ambizioni, e poi alla fine devi azzerare tutto e partire e non pensare più a niente. Si vede tutta la Valle d'Aosta, ma i primi loro non vedono niente perché vogliono vincere, e gli altri che passano dopo poi conoscono le persone, passano dai posti dove c'è il ristoro, mangiano e bevono e poi dormono anche qualche ora, poi partono e là fanno come una gita via. Diciamo che il Toro per me è una regola dentro la quale tu devi trovare la libertà. Facciamo, vabbè, la partenza, che è una cosa esagerata, nel senso che vedi sti fiumi di atleti che iniziano a correre e tu devi star dietro, ed è proprio una cosa che dici io ce la faccio fino lì e basta. E, però è emozionante perché vedi veramente di tutte le nazionalità, di tutte, cioè, persone, fiumi di gente, bellissimo. E il giorno del carnevale aprivano la sfilata con questo costume che si chiama des Buffons di Courmayeur, che nasce proprio per il carnevale. Grazie! Forza, forza! Ciao ragazzi! L'altra volta sono partito insieme a 800 persone, ma da molti punti di vista ero solo, sono salito da solo, ho passato le ultime due notti prima della partenza da solo, e sono partito insieme a tante persone che non conoscevo, immaginandomi e poi realizzando effettivamente un viaggio solitario. Questa volta invece partirò da solo, però intorno ci saranno tante persone che conosco, che sono la mia famiglia e la mia famiglia allargata di amici più cari. Il Toro è diverso tutti gli anni perché passi nei posti a orari diversi rispetto agli anni precedenti, quindi scopri cose che prima non vedevi. Senza e con poco allenamento riesci a fare delle cose pazzesche, e quelle sono date proprio da una forza mentale. Gente che arriva, ma io cammino 30-40 km al giorno, va bene. Peccato che qui cammini 30-40 km al giorno, ma devi fare per 6 giorni consecutivi e dei cancelli. Non c'è nessuno. Solo adesso mi rendo conto
di quanto è un privilegio enorme poter fare questo viaggio in questo momento. C'è stato quel momento, la partenza, che è stato... non avevo nessun pensiero, proprio perché ero risucchiato dal folklore della cosa, dall'entusiasmo. Poi una volta partito totalmente da solo, è stato incredibile. È partito stamattina alle 10 da Courmayeur, poi è andato al Col Arp, alla Baita Iula, alla Tuil. Alla Tuil è arrivato alle 13.30 e l'abbiamo visto, gli abbiamo dato un panino con la moglie e la figlia. Poi è andato a La Jou, al rifugio de Feyes, a Col Opa, a Promo, a Col Crozati, a Lac du Fond, a Planaval alle 19.30. Penso che si sia incontrato con Enrico e Ruggero. C'è lì Dani? C'è qua Dani, sì. Sì, anche Ruggero. Ciao Dani, com'è che va? Bene, bene. Sì, un po' caldo oggi, mi sono un po' bollito, ma conto che il fresco della notte mi porterà beneficio. Benissimo. Pezzi duri ci sono stati? No, solo una discesa un po' bastarda. No, volevo chiedere a voi intanto se riusciste ad avvisarci nel caso ci fosse campo quando scendete giù dal Col Fenêtre. Ma quando siamo giù dal Col Fenêtre? Quando state scendendo, perché noi rischiamo di vedervi dalla montagna. Cioè... Ah, vedi le lucine. Le luci le vedi, sì. Ora, aspetta che vi passo una persona che ne sa molto di più di me. Ciao Lu! Bene tu? Dai, bene, bene. A me va benissimo, a te forse ancora meglio perché sei nel tuo, perciò a tutte e due va bene, dai. Io ti chiamo quando stiamo arrivando in cima. Sì, sì, quando sei proprio in cresta, dai un chiamo, perché così ti seguiamo anche a livello di luci, Ciao, ciao. Ciao. Ci sono degli individui che non capiscono, non riescono veramente a capire che cosa può provare una persona, un corridore, a fare il Tour de Jean. Perché dice, ma perché io devo fare tanta fatica? È una fatica disumana, il freddo, la notte, il buio, il pericolo, il cadere, i crepacci. Però far fatica... e mette alla prova il proprio corpo. È un senso che non si può spiegare, non si può scrivere, non si può descrivere, anche se il Tor alla fine l'iscrizione si paga, ma questo non si può pagare. Siamo arrivati al rifugio Epe, si pronuncia giusto. Tutto chiuso, normalmente al Tor è aperto. E adesso dovrebbe essere al Col Fenêtre. Ci sta arrivando? Ci sta arrivando. Allora si sa che ci apprezziamo per andare a vedere. Già. Allora se arriva adesso Col Fenêtre... Nel pezzo alto si vede, perché basta. Tra due ore si vedono le luci la notte. No, insomma, vuol dire che qui alle 11, Ha anticipato tre ore anticipato. Ha tirato di brutto. Se arriva il Col Fenêtre adesso, io conterei anche meno di due ore qua. Se va con questo ritmo. Ora sono le 9:10. Dal Col Fenêtre a Rennes sono 1000 metri. Ho visto gli atleti l'altra volta, quando li abbiamo visti spuntare, un'ora e un quarto erano qua, infatti ho detto, ma come hanno fatto? E finalmente al rifugio Le Marmotte. Eccoci. Grandi ragazzi. Tanto dormono le marmotte, non le vediamo. Grandi che siete qua, caro. Grazie mille, grazie veramente. Un giorno gli faremo cambiare strada. È la parte più corta. Grazie mille, grazie per l'accoglienza, cavolo. È partito, un giorno dopo è partito. No, se mi ha preso freddo giù. Non teneva più le gambe. Sentivo un po' di cane. Molto veloce, tanto veloce, cioè era io quando sono arrivato, mi ricordo al Planaval, ho acceso la frontale, lui invece era ancora in pieno giorno, quindi
Non ha problemi, poi si è anche messo a correre. Forza Cugio, bravissimo, forza e sangue freddo, questo è mio cugino. Forza Daniele, spingi sulle gambe, non fermarti a guardare le marmotte. Questo non so chi è. Avanti Daniele con questa bella avventura, ti seguiamo Silvia e Giovanni. Ciao, grazie. Qua gli facciamo vedere, sì. Sì. Stare in mezzo alla natura da soli di notte è una cosa fantastica. Non sai dove sei, non sai cosa stai facendo, però è un'esperienza unica. Ogni anno quando parti maledici, dopo una notte lo maledici e quando arrivi al traguardo stai già pensando per iscriverti l'anno dopo. Male del Thor. Questo è il male del Thor. Quando finisce non è che è finito lì, ti rimane dentro. Un'esperienza interiore, anche chi lo affronta all'inizio non sa bene a cosa va incontro sino a quando non entra in prima persona. Sicuramente uno degli aspetti che mi ha portato qua a fare una corsa di 330 km è un certo background culturale mio, della mia famiglia, alla fatica. Prima ci si allena, magari qualcuno va a provare alcuni pezzi, però affrontarlo con tutti i volontari, tutte le tappe, le varie condizioni meteo, la fatica, tutti i dolori che ti vengono durante il tragitto. È una famiglia contadina e quindi è un lavoro duro, faticoso, fisico. Quindi questo lato sicuramente è un aspetto per me fondamentale e fortemente radicato in me, cioè io sento quasi la necessità di fare fatica. Le ore che passi da solo al buio, devi riflettere su tutto ed è un'esperienza personale, quindi ognuno l'affronta in modo diverso. E oggi forse che abbiamo in quest'epoca in cui non abbiamo, diciamo, i momenti di iniziazione come c'erano nelle tribù, come c'erano nelle vecchie culture. Oggi siamo troppo probabilmente agganciati allo specchio, al vetro, vediamo la vita attraverso un vetro, che sono dai social a ciò che è un distacco sostanzialmente dalla realtà, come fosse una fotografia. Ecco, questo forse può essere utile per ristabilire un sano equilibrio umano. Chi vede da fuori sicuramente questo non lo capisce, anzi ti dice sono tutti matti. Pronti a ricevere il primo sole di questa seconda giornata di Thor. Collo Zon, finalmente, il colle più alto del Thor. Oh cazzo! Pensare al dislivello e alla fatica di questi atleti è una cosa che va al di là dell'immaginario. E poi chiaramente c'è un gruppo che lo fa per la vittoria, ma ci sono tantissimi amatori che lo fanno con lo spirito proprio della compagnia, dell'aggregazione. Questo è bellissimo, ecco. Già arrivare è un grande successo. È un po' un'avventura rispetto alle gare epicorse.
forte, sì. Questa qui è un'avventura, perché ripeto, ti può succedere qualsiasi cosa, non imprevisti o comunque cose che tu non hai calcolato. E poi c'è anche la gestione del cibo, c'è la gestione del vestirsi, c'è le temperature, c'è il tempo, perché comunque una gara di 3-4 giorni il tempo muta. Ale, 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 ale. Andi. Come stai? Sono un po' cotto. Sei un po' cotto? Un po' cotto, mi dà un po' fastidio le ginocchia, zio cane. Meno male. Beh, ieri è stata la prima giornata ed è stato veramente bello, soprattutto l'inizio, che era in cui ero da solo, e poi anche la seconda parte, arrivare, trovare Laura, trovare Teresa, ed è stato molto bello la notte anche aver avuto la fortuna di avere Ruggero e Enrico che mi hanno accompagnato, e in una notte stupenda, una stellata incredibile con la Via Lattea, e ce la siamo proprio goduta, e alla fine chiacchierando è passata veramente in un attimo. Beh, l'Alta Via esiste penso da 25-30 anni, forse anche di più. Negli ultimi 10-15 anni si è lavorato per unire questo, se no partiva da Gressonay Saint-Jean e finiva Champorcher. Poi la regione ha voluto dare continuità e unire il tratto che da Champorcher arriva giù a Pont-Saint-Martin, da Pont-Saint-Martin arriva qua. Quindi sono stati creati sentieri nuovi o sono state tirate fuori vecchie tracce di sentieri che già c'erano. All'inizio, nei primi anni, c'era uno spirito un po' più, diciamo, amatoriale, se vogliamo, un po' più alla buona. Poi, durante gli anni, ovviamente, le cose sono state diverse, si sono un po' più professionalizzate, comunque anche tutti i trailer si sono preparati meglio e è un po' cambiata la mentalità. All'inizio sembrava una cosa impossibile, invece adesso è una cosa che è fattibile per molti che invece magari prima non pensavano di avere delle chance. Quindi dove siamo ora, o meglio sono, sulla strada che esce da Cogne, sono circa 106-107 km dalla partenza, quasi 9000 metri di dislivello fatti finora, e tutti belli presenti nelle gambe, li sento proprio un po' pesanti, ma anche già mi tengono compagnia. Adesso comincia una tappa un po' strana. Da qui saliamo, passiamo dal Rifugio Sogno, dopo arriviamo in cima a un colle e inizia la lunghissima discesa da circa i 2800 metri dal colle fino a Donnas, quindi è una discesa di più di 2000 metri di dislivello, lunghissima, fatta di notte, un po' nel bosco, terreno un po' non impervio, non perché comunque si scende, però bisogna stare attenti, insomma, si scivola, quindi una tappa strana, insomma, che ha solo un colle e ha tanta discesa e che ti porta praticamente altezza superstrada, rientri nella civiltà, passi al lato del forte di Bard. Ed è un momento strano perché è un po' la metà del Thor, nel senso tu arrivi in fondo e poi ricominci a salire, diciamo, dal sentiero numero uno. Il primo rischio grosso è la carenza del sonno, e il Thor lo vince chi non dorme. Andiamoci chiaro. L'altro aspetto è il danno muscolare. Siccome è un microtrauma ripetuto per tantissimi chilometri, io ho bloccato dei concorrenti perché avevano un'insufficienza renale dovuto a un accumulo di danno muscolare. Quindi c'è il danno muscolare e poi c'è questa carenza del sonno che può essere pericolosa perché veramente non sai dove vai. Sei talmente stanco che capita di
soprattutto su percorsi, nei tratti magari meno difficili, dove ti rilassi un attimo, sono già passate un po' di notti, cammini un po' per inerzia e ti capita di addormentarti continuando a camminare, solo che è pericoloso perché inciampi, mi è già successo varie volte. Devo essermi addormentata mentre camminavo, quindi un po' di... secondo me ho dormito. E mi sono svegliata e mi sembrava di essermi girata e aver ricominciato a salire invece che scendere. E quindi ho chiamato mia mamma e ho detto: mamma, mi sto perdendo, non so dove sono. Non so neanche che ora è. Sono quasi 2 ore che siamo partiti dal Dondena. Sì. Noi stavamo correndo per defiato. Come state, ragazzi? Si sente la stanchezza. Immagino. Se non ricordo male, questo è l'ultimo tratto di sentiero, poi inizia l'asfalto per arrivare alla strada che arriva al Forte di Barda. Scusate, mi sta chiamando la fisioterapista. Buongiorno, Anais. Pronto, ciao. Ciao Anais. Daniele, sì, ha deciso che arriverà a Donnas in realtà adesso, a mezzanotte. Quindi le opzioni che ti propongo sarebbero due. Se nel caso tu avessi la possibilità di trattarlo questa sera stessa, cioè intorno a mezzanotte quando arriva, sarebbe perfetto, nel senso che lui preferirebbe in un certo senso. L'altra opzione invece è domattina appena si sveglia, cioè quando si sveglia viene nel tuo studio. Che potrebbe essere? 6:30. 6:30, ok. So che è una situazione difficile. Alle 7, esatto, domani verrà Daniele direttamente. Perfetto, al tuo... poi io chiedo a lui direttamente per relativo al massaggio, un po' le sue sensazioni, un po' quello che deve affrontare per calibrarmi un po'. Più che altro a livello psicologico è stato pesante, perché è proprio una strada che non sopporto, perché non vedi niente, non capisci dove sei, non capisci dove vai. È brutta da correre, camminare, perché è tutta irregolare. E in più non mi ricordavo più che c'è un mezzo colle alla fine, e quindi proprio quando sei lì già al limite della pazienza, delle forze, di tutto, c'è un colle, cioè inizia a salire, insomma, non è un colle, però c'ha 400 metri di dislivello. Ho sonno anch'io, qualche dolorino al ginocchio, è ancora sotto controllo. Buonanotte, ci vediamo domani, ciao. Terza alba del Thor. No. Certi punti di vista questa è la prima alba del Thor, nel senso della fatica, il Thor delle crisi, il Thor della bellezza di superarle queste crisi. Sessantaseiesimo chilometro, se non mi sbaglio. Poi questo lo chiamiamo il giro di boa perché siamo a metà strada, unico tratto non valdostano. Quindi siamo nel biellese, infatti c'è la nebbia.
Ah, ma lui è quasi alla croce, eh? Ah, ci siamo, eh? Lui ha passato col Portola, perché qui c'è il lago di Carisei. Se non mi sbaglio, lui... Sì, perché qua c'è il bivio del sentiero che arriva da Fontanamora e qui arriva in cresta. Io penso che a massimo 3/4 d'ora potrebbe essere qua. Mettiamo fuori i campanacci delle buche e quando vediamo delle luci che arrivano iniziamo a suonare, che sia giorno che sia notte. E comunque penso che per l'atleta che arriva a sentire che lo stai guardando, lo stai aspettando, tu sei lì per lui, penso che faccia piacere, no? Mangiamo qualcosa? Dai, sì, dai. Molto volentieri. Vieni. Molto volentieri. Questa qui è la tappa più dura del Tortejan, perché sono 2000 metri di dislivello, quindi tanti la provano. Ho visto proprio, ho detto, lei sì, ho detto, ci provo. È stata durissima ieri sera, venire giù dal Colfenetra, venire giù è stata veramente dura. Però almeno sono arrivato ad Onnas e comunque ho dormito 4 ore, che non è poco, all'interno del Toro. Però calcolando che avevo saltato 2 notti. Adesso quanto pensi di metterci da fino a Niel? No, sai, io non ho idea, perché quando l'ho fatta, appunto, proprio scendendo di qui, mi si era chiamata la bandelletta, quindi da lì, diciamo... Io penso che sei sulle 9, 11 ore. Fino a Niel. Comunque sei già un po' stanchino, quindi sì. Laura, in bocca al lupo di qua e giù di qua e poi giù. Poi a sinistra okay. Sali 5 minuti al Colle Sella, vedi che c'è la piramide, ok? Ciao, bocca al lupo. Grazie veramente. Di niente, è stato un piacere. Ciao. Loro non possono portare nessuno lì.
quindi nel caso che bisogna scendere, avesse molto dolore e volesse essere consultato, si può portare presso la loro struttura a Gabi. Quindi io direi adesso aspettiamo che arriva da voi e valutiamo sì. tutto. Sì, sì, nel stiamo facendo conti, tutti i ragionamenti un po' per passare il tempo, glielo dicevo, ma finché non arriva lui e vediamo la situazione, cioè, dice lui. Poi da lì in avanti di là è tutto un saliscendi dentro fuori, con un percorso anche dove devi stare particolarmente attento, perché devi sempre guardare un po' dove metti i piedi, devi sempre prestare attenzione. È uno dei pezzi dove tutti gli atleti durante il tour, ma anche chi fa l'alta via normale, patisce un pochettino, proprio perché bisogna essere molto concentrati. Quindi si va un po' più piano in sì, questo pezzo sì, qua. Sì, sì, oltretutto dal colle, dal rifugio della Barma qua, sono comunque 8 ore di cammino, anche per un trekker normale. Quindi è comunque una giornata piena. Quando arrivano qua si fermano volentieri. Perché sennò Ruggero giustamente diceva, magari capivamo se è il caso che gli andava incontro o no. Ah, certo, infatti. Questa cosa l'avevo pensata. È arrivato, arrivato. Guarda che c'è una luce. Forse. Eccolo lì, sì, lo stiamo vedendo. Una ventina di minuti, sì. Cos'è che aveva detto da lì? 20, 25 minuti. In arrivo alla gruba. Dani! Chi volete che sia? Beh, mi sembra di buon umore. Miei carissimi. Ciao Dani. Con l'unghie e con i denti, ragazzi. Vieni, andiamo. Porca andiamo. Troia. Avevo temuto peggio, perché cazzo, proprio esattamente nel punto della quando l'ho fatto l'unica volta, e invece tutto sommato in salita riesco ad andare, in discesa vado un po' legnoso, cioè che vada tutto bene è proprio impossibile, ma questo anche è bello. Un po' Sto provando a copiare te con la tua stile, lasciarsi andare, e un po' funziona. Sì, poi anche il sentiero che c'è non è un sentiero semplice da affrontare, sempre guardare dove mettere i piedi e tutto. Invece alla fine sono riuscito, sono contento. E la nostra preoccupazione era che non avessi segnali, se avevi bisogno di aiuto non si chiamava. Abbiamo qualche tirina meglio, il nostro protettore. Pronto? Sì, ciao Ema. Come stai? Alla fine abbastanza bene, temevo il peggio, perché proprio nel... proprio nel punto dell'altra volta, pensa che avevo appena fatto un video, adesso ve lo mando per LifeGate, in cui dicevo proprio in questo punto 3 anni fa ho iniziato a non stare bene e mi sono portato sfiga da solo proprio. Come stai prima di tutto? Sto bene, mi fa male un ginocchio che sembra come infiammato, diciamo, però lo muovo, quindi diciamo che con certi movimenti mi fa un po' male, ma riesco a muoverlo tranquillamente, e quindi adesso magari mi prendo qualche antidolorifico, poi penso la cosa più probabile che veniamo lì. Sì, il massaggio lo farei adesso, cioè adesso. Quando arrivi? Allora gli dico tra 5-6 ore. Digli sì, di 4-5 ore, dai, siamo ottimisti. Grande Dani! Grazie. Ciao. Che dici? Sono pronto. Questo è sempre il momento più duro, devo dire. Pensa, vi faccio uscire di qua se volete. Sì, dall'uscita ufficiale. Sì, almeno. Ciao. A dopo. O domani, insomma. Esatto. Buona continuazione. Ciao. Faccio partire anche sti cosi. Quella tecnologia aiuta a farlo da soli, perché almeno... Certo, l'inizio era forse una cosa nuova che nessuno sapeva nel 2010,
Ma noi stessi, noi abbiamo dato disponibilità non sapendo cosa andavamo incontro, cosa voleva, ma cos'era una gara di trail in montagna. E quello è stato il nostro inizio. Abbiamo iniziato con 3 giorni di tour, invasi da gente che non confusa, che arrivava, non sapeva quasi più come si chiamasse. In cui praticamente devo... Questo qui è il famoso raffreddamento a liquido. Sì, io pensavo volessi fare un paio di vasche. Che utilizzerò anche nei motori, se è più efficace di quello ad aria. E via, risorge come la Venere del Botticelli. Insomma, anche quest'anno crioterapia. Quella! Alla fine sono riuscito ad andare abbastanza bene, muovendo un po' i polpacci, i glutei. Ciao. Ciao Daniele. Allora? Bene, bene. Scusa l'orario di arrivo. Ma... Come va? Guarda... Stamattina stavi meglio. Mi si è infiammato qualcosa qua, non lo so. Lo piego, lo muovo bene, però mi dà un po' fastidio. Senti un po' poco sciolto. Esatto, sì. Anche senti bene forse il ginocchio. Sì. Vabbè, non corre come il primo giorno, ma è andato tranquillo. Infatti, quando siamo partiti abbiamo detto, beh, ci metteremo più di 4 ore, 4-5 ore, ma siamo arrivati sotto le 4 ore. Poi mi chiedevano spiegazioni su, tipo, Aniel, come se io dico, guarda, lo so, sono 10 anni che ci vado, ma 10 anni che io arrivo sempre dalla montagna, quindi la strada non l'ho mai fatta in vita mia. Sto vedendo altre cose, per me è un tour nuovo anche per me, anche il fatto di accompagnare una persona solo di notte, è diverso, se non... vivo anche l'altra parte. Giro dei giganti e il Monte Rosa, il Cervino, il Monte Bianco, il Gran Paradiso sono i giganti della Valle d'Aosta. C'è stata anche l'edizione zero, che è stata la prova per capire se il fisico umano potesse sopportare uno stress così. A fare l'alba, a mettersi in macchina alle 5 di mattina per venire qua. Beh, innanzitutto questa secondo me è un'impresa che merita. E l'idea di farla in un anno in cui non ha luogo, ma farla lo stesso e farla e diciamo partecipare in solitaria, è un'idea che mi ha sempre affascinato. E la prima volta che Daniela me ne ha parlato ho detto in qualche modo devo partecipare. Thank you.
ciao. Aspetta. Aspetta, meglio. Su è peggio. Ah, ok. E di là, di giù, di sotto è tutto nero. Ah, sulla valle sotto. Ah, è ancora nero. Cioè, se sei stanco, Dani, cioè, non lo so, non è un tempo meraviglioso, secondo me. O vai veloce o... Ma perché di là è meglio, la discesa? La discesa l'ho poi vista. No, più che altro non ci sono tutte le montagne come qui. Cioè, qui è già in quota, lì scende subito, c'è solo la salitina al Col de Fontaine e poi è tutta discesa fino a Chennai. Certo. Adesso mi sembra che non piove più qua, allora dai, provo ad andare al volo adesso che non piove più. Una sberla a mano aperta che ti arriva e ti fa chiudere gli occhi e tu giri e quando li riapri sei arrivato in fondo ed è già finita, perché nel momento in cui parti per il Thor purtroppo è finito. Cioè, lo aspetti un anno, ma quando parti è già andato. Le situazioni di difficoltà sempre negli stessi. Bene, così sei già allenato. Ma sai che è un po' vero. Cioè, comunque, cioè, mi accorgo che magari cose. Cioè, adesso sono male il ginocchio, però avendo solo. Lo spirito del Thor è superare i momenti di difficoltà che hai durante il percorso solo con tanta grinta e tanta voglia di andare avanti, guardando sempre un po' più lontano, perché i momenti di difficoltà ci sono e chi fa il Thor ne incontra tanti, però subito dopo c'è un momento in cui ti ripaga dello sforzo fatto, forse la montagna è quella, e quindi non bisogna arrendersi mai e andare sempre avanti sapendo che prima o poi raggiungi i risultati che ti sei prefissato. Qualche incontro si fa comunque anche a queste ore. Succede che a un certo punto non ti rendi più conto forse di quello che stai facendo e vabbè, sicuramente la mancanza di sonno ti fa avere delle allucinazioni e tu ti rendi conto che sono allucinazioni ma non riesci magari a uscirne, ecco. Cioè ti vedi, non so, dei film sulle montagne e vedi i sassi che ti parlano, o gli alberi che sembrano persone, oppure pensi di aver sbagliato strada o non capisci dove sei, ma ti rendi conto che è tutto legato al fatto che non hai dormito. Ed è bello anche per quello. Cioè, ti rendi conto, ma ti piace che sia così. Ultimo tramonto del Thor, signori. Mamma mia. Volato da un lato e dall'altro. Mi sembra di essere partito 6 mesi fa. Sicuramente amicizia. E a livello umano è... non so descriverlo con una parola. Perché è un'emozione, un'avventura veramente unica al mondo, sia penso per chi lo vive come atleta che chi per noi volontari lo viviamo in modo diverso, ma comunque le emozioni sono veramente forti. Allora, facciamo che ci sveglia Dani questa volta. È un'esperienza che non ti dimentichi più per tutta la vita, anzi, sia che ti vada bene, sia che ti vada male, comunque vorresti tornare a farlo. È veramente un scendere in profondità, secondo me, è una cosa particolare.
Ed eccoci al rifugio. Pensavamo di trovare fuori feste, cotioni, invece qua mi sa che dormono tutti al caldo. Svegli il team, accendi la GoPro. Sì, no, accendiamo? Acceso, spero. Non so cosa riprendi. Lo stucci. Non a faticare. Come va? Allora? Com'è? Abbiamo fatto qualche deviazione così panoramica per vedere un po' in giro. No, guarda, c'è un sacco di roba su due panini. Ciao ragazzi. Ciao. Quindi teoricamente al momento ho Yas e poi vediamo, ok. Penultima alba del Thor. Ho seguito il consiglio di Ruggero. Mi sono fermato su un sasso ad ammirarla. Diventa un viaggio interiore. È un'emozione talmente tanto intensa, poi soprattutto duratura, nel caso del Thor. Dura dei giorni, e ti rimane talmente tanto dentro che anche se magari non sei riuscito a finirlo o se hai faticato tanto per portarlo a termine, hai vissuto questa cosa talmente tanto intensamente che dopo un po' ti passa tutto e dimentichi assolutamente tutta la sofferenza che hai provato e vorresti di nuovo farlo o fare qualcosa di simile, insomma. Allora, lo spirito del Thor secondo me è l'unione di tutta la comunità valdostana intorno a una cosa che non è solo localizzata in un punto preciso, ma abbraccia effettivamente tutto il territorio. Gli è mancato il Thor quest'anno, quindi? Oggi sarebbe stato il boom, venerdì, mamma mia, oggi. E oggi passano più o meno 2-300 oggi. 2-300 persone? Tra oggi e domani mattina, diciamo, va. Venerdì sera e domani. La sera anche è bello qua, li vedi spuntare da lì tutte le pile, sai? Vanno su, è bello, Hanno tutti i faretti. E li ospita? Sì, la porta è aperta, vengono qui. Adesso un po' meno perché c'è rifugio. Certo. Ma i primi anni ce ne hanno 50 qua più o meno.
Com'è andato oggi? Cosa hai fatto? Ma ieri sera, diciamo per l'ultima tappa, la preoccupazione principale era un po' la stanchezza che si andava accumulando e quindi un po' di non essere tanto lucido, avere delle crisi di sonno, soprattutto sulla parte centrale che è un po' piatta, quindi si cammina. Va bene Dani, allora ci vediamo tra poco, io inizio ad andare avanti a vedere un po' com'è, porto la troupe avanti così ti riprende sul col finale e poi ci vediamo a Curvair. Grazie, un giorno veramente importante. Ti devo N birre. E il Malatrà segna quasi il traguardo del Torre, l'ultima salita, è comunque una salita impegnativa perché arriva a 3000 metri nel 2009, però sai che dopo vai giù verso il traguardo finale, ti si apre tutto il panorama sulla catena del Bianco, cala finalmente un po' la tensione, riesci ad andare tranquillamente, più tranquillamente. È un punto importante, mancano ancora comunque credo 15 km circa, quindi è ancora tanto, però psicologicamente è una barriera importante. Quindi se arrivano qui dicono che arrivano 90% arriva a Courmayeur, almeno tutti, e dicono se arriviamo qui è finito. Una cosa più mistica che non che non una cosa sportiva. Poi ovviamente è chiaro che il lato sportivo c'è per forza. Thank you.
l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Anni dopo ce l'ho fatta. L'abbiamo fatta da zero. Ce lo siamo immaginato e adesso cazzo siamo qua veramente. Ci vediamo l'anno. Bene. Bene, bene. È incredibile, sì, perché con la solita incoscienza e presunzione ero sicuro di farcela, però proprio invece mesi fa partendo da zero, no, fino a, cioè anzi ero scettico come avevo detto, ma invece cazzo l'abbiamo veramente fatto e questo sì, direi là. Allora lo spirito del Thor qual è? Questo è lo spirito del Thor. Siete stati voi ragazzi. Cioè è proprio questo, partire da zero e costruirsi e costruire un viaggio così. E ora ti credo.